Noi ci abbiamo provato 3 mesi fa, abbiamo anche un po' creato delle tensioni del movimento, però abbiamo detto proviamo a fare una legge elettorale insieme al partito di maggioranza, insieme anche all'altro partito di opposizione che era Forza Italia in quel caso, proviamo a fare una legge elettorale sul modello tedesco, si era trovato un accordo, però è finita a franchi tiratori, nel senso che c'era un partito di maggioranza che erano 7 partiti, non uno solo. Ora, se lei mi dice è pronto a riaprire un dialogo con quei partiti che hanno fatto saltare il tedesco, mi hanno sbeffeggiato anni fa quando mi sono seduto al tavolo con Renzi per trovare un accordo sulla legge elettorale, è pronto a riaprirlo, io ho poca fiducia nella possibilità che si possa riaprire un tavolo sulla legge elettorale per rispolverare il modello che è stato cassato con una scusa alla Camera qualche giorno fa. Poi è anche comica la politica italiana, qualche mese fa. Se il partito di maggioranza riconosce i suoi errori, risolve i suoi problemi interni e riconosce anche il fatto che per i suoi franchi tiratori è saltata questa legge, allora possiamo riparlarne nei prossimi mesi. Ma abbiamo finito con una notizia, perché c'era quasi un invito a rivedere la possibilità di fare una legge elettorale. A risolvere i propri problemi interni, che credo sia quasi una missione. Allora, grazie davvero a Luigi. Grazie a voi, grazie davvero. La invito già per